Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Di solito nessuno va dal medico con la lista della spesa. Ci va per farsi visitare, poi è il medico che decide quale medicina prescrivere. Ma quella volta che Gesù tornò a Nazareth, era il Vangelo della scorsa domenica, furono i suoi compaesani a voler decidere le medicine che avrebbe dovuto dare. Fa anche qui al tuo paese le cose straordinarie che hai fatto altrove. Ma Gesù è un medico al quale accostarsi con fiducia, non con il prurito della curiosità. Non ci ritroviamo anche noi a volte tra quelli che vorrebbero insegnare a Dio quello che deve fare o ciò che deve donare? C'è un dono che egli amerebbe fare sempre, del resto, è il più prezioso che si possa immaginare, la carità. In questa domenica è l'Apostolo Paolo che ci offre l'occasione di correggere certe idee un po' strampalate al riguardo. La carità non è l'elemosina o la buona azione, semmai ne è la conseguenza. La carità è la carica, è l'energia con cui Dio stesso ama. Molti, anche tra i cristiani, ritengono che carità non sia parola adatta per dire i nostri sentimenti migliori, l'affetto più caloroso e più vero. Amore, invece, sì, bella parola, amore. Peccato che non di rado lo si usi per dire tutto e il contrario di tutto. Riusciremo a correggere il nostro linguaggio e soprattutto certe visuali ristrette? Carità, agape nel greco di San Paolo, è l'amore dal valore inestimabile, l'amore doc. Amare con carità è amare da Dio. Ed è proprio questa la carica che Dio vuole condividere con tutti i suoi figli. Lo fa in una molteplicità di occasioni, via via che la sanno accogliere. Sì, perché la condizione per riceverla è farle posto nella propria vita. Se c'è spazio, la riempie fino a farla traboccare. Ma se la vita è un guazzabuglio d'altre cose, non può entrare. E allora si è davvero poveri in fatto di amore. Non trabocca niente, allora. Ogni gesto di dedizione comporterà uno sforzo immane. Sì, vale la pena prestare seria attenzione alle parole di Paolo. Desiderate intensamente il carisma più grande, la carità. È magnanima, benevola, non è invidiosa la carità. Non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. No, un amore qualsiasi non arriva a tanto. Riusciremo ad aggiustare un po' il tiro quando parliamo di carità? Non accontentiamoci delle nostre risorse personali d'amore. Lasciamo che Dio ci dia la sua. E non perdiamo occasione di ricaricarci alla sua sorgente. Perché se c'è un miracolo che noi cristiani possiamo fare a questo mondo, è proprio questo. Amare con il cuore di Dio, con la sua carità. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.